Benvenuti a Compila, quindi va. Perfetto, parto proprio benissimo con un bel tossire che ci fa proprio piacere, quindi tutta salute. È arrivato l'inverno, è arrivato. Ciao a tutti quelli che sono eventualmente già collegati, chi si collegherà. Ciao Coldplay, ho visto la chat adesso, mi sono collegato in ritardo, sono sempre più trafelato al giovedì, ma è un momento. Mittico Domiros, se non ricordo male, avevo visto una live di giochi un po' di tempo fa, adesso spero di non confondermi gli streamer. Ben arrivati comunque. Allora, vediamo di regolare la musica che non dia troppo fastidio. Non troppo, no? Non troppo poco, non troppo. Ok. Mi sono posizionato un po' meglio stasera perché l'altra volta ero tutto sgangherato e quindi ce l'avevamo entrata. Ah, sì, è vero, è vero, è vero. Adesso che vi è giocata Turrican. Turrican è fantastico, infatti. Basta poco prenderci la mano, poi dopo quando si inizia, chissà quante ci ho giocato, penso mia madre, quando sente la musica sa il titolo del gioco, quindi giusto per dire quanto ci giocavo a suo tempo, però è troppo bellino. L'ho pure comprato per la Switch, nonostante sia una volgare imitazione. Cioè no, è un'emulazione praticamente messa giù un po' meglio, quindi impacchettizzata, ma alla fine c'è un emulatore, quindi non è che ci sia poi nulla di che, però come dire, anche sulla console ci sono tutte le versioni, è fatto bene, quindi se avessi ancora un'Amiga 500, non mi ricordo neanche che fine ha fatto il mio mitico Amiga 500. Mi ero interessato a programmarlo, ma poi non trovavo mai qualcosa da usare, cioè della manualistica. Avevo usato EasyAmos per iniziare a scrivere qualche programmino. Ci avevo fatto un quiz con delle immagini, solo che i dati praticamente tenevano una marea di floppy perché avevo i floppy. E poi non so che fine ha fatto. So di averlo ceduto, venduto. Ho fatto male perché poi ho preso poi il PC, però sì, diciamo che se ce l'avessi ancora. Avevo qualche problema col floppy che faceva delle sterzate incredibili, con un rumore incredibile ancora più forte di quello dell'emulatore, quindi. Allora, vediamo un po'. Il programma della serata è continuare il programma della volta scorsa. Praticamente, che non si direbbe praticamente quando si inizia, ma la scorsa live abbiamo preso come pretesto un giochino fatto su un altro canale di Twitch, di una ragazza che appunto fa spesso live, si chiama Il Sole Splendente, fa spesso live con giochi, intrattiene con dei giochi tipo una sarabanda, dei quiz, la catena di parole, e tra questi c'era anche un gioco di foto di VIP deformate, per cui faceva vedere queste foto e ovviamente bisognava indovinare quale VIP era, deformate con qualche effetto di Photoshop. Quindi c'era la versione, come dire, naturale e la versione deformata. Quindi ho detto, magari sarebbe carino usare questa cosa come pretesto. Tra l'altro faccio un in bocca al lupo alla persona che so che si è operato, visto su Instagram, poi non, nel caso non aggiungo dettagli per privacy, però mi sembrava comunque. Nonostante tutto, su di morale, molto carica come sempre, quindi fate i miei auguri. E
Per cui ho detto, magari potrebbe essere un pretesto per farci un'applicazioncina che ci permette di scegliere delle foto dei VIP, magari mettere, come dire, un effetto e avere un'applicazione che ci fa questa cosa in maniera, come dire, automatica. Quindi magari scegliamo le foto dei VIP, ci mettiamo il nome, ci costruiamo una sorta di, non lo so, di progetto, quindi un file che possiamo salvare e ricaricare con dentro un po' di VIP e un po' di relativi nomi, e poi l'obiettivo è quello, da questa finestra, di lanciarne ovviamente un'altra, che sarebbe quella che andremo idealmente a catturare con software di streaming, quindi con OBS o con qualsiasi altro software, in modo da farla vedere ai partecipanti e con l'uso di qualche controllo, regolando qualche controllo, cioè usando poi un'interfaccia grafica, niente di più, niente di meno, andare ad agire sull'effetto per applicarlo magari progressivamente e quindi, come dire, rendere più agevole la creazione di questo gioco, senza dover usare Photoshop e fare le varie versioni, ma caricando direttamente la foto, deformandola, e poi magari, non so, quando un utente vince, far comparire il nome a conferma, e quindi a quel punto basta ottenere la foto, inserirla, mettere il nome e si è già, come dire, si è già a posto. Quindi l'importante dopo è far vedere la finestra con la foto e applicare l'effetto, e volendo magari renderlo anche graduale, così si può, come dire, dare un aiuto anche a chi partecipa. Senza dando un indizio visuale piuttosto che un indizio, come dire, verbale su qualcosa che riguarda il personaggio, ma magari rendere l'effetto graduale. Questa, come dire, idea come realizzazione si fa abbastanza agevolmente, perché noi usiamo Delphi, quindi abbiamo una libreria grafica con cui facciamo l'interfaccia dell'applicazione, quindi una libreria che ci consente di usare pulsanti, delle caselle di testo, delle griglie, insomma, i tipici controlli classici, che abbiamo un menu, una toolbar, insomma, le cose, uno switch, l'interruttorino, accendi, spegni, le cose che troviamo in tutte poi le applicazioni tradizionali. Però, trattandosi di libreria grafica, ha anche una parte molto, molto curata, legata agli effetti. Degli effetti, ad esempio, di deformazione a spirale, sfocatura, bagliore, tutta una serie di cose che si possono applicare o appunto a questi elementi di interfaccia, o anche delle immagini, realizzando così praticamente la deformazione che andremo a cercare in Photoshop. È chiaro che non è Photoshop, gli effetti sono numerosi, ma non sono così ampi. Anche perché magari in Photoshop useremo una combinazione, e in effetti poi potremmo usarle anche qui, perché non è detto che applichiamo un singolo effetto e basta. Quindi sì, sulla scelta degli effetti lì bisognerebbe magari pensarci un pochino. Quindi l'altra volta che ci siamo fatti una bella applicazione con una griglia, dove noi, un altro delle, come dire, degli obiettivi che ci eravamo dati è quello di scrivere la minor quantità di codice possibile, per fare in modo che, insomma, di scrivere veramente poco codice, e più, come dire, drag and drop, come si dice, per fare prima, sfruttando un po' tutte le, come dire, i componenti che ci vengono messi a disposizione all'interno dell'ambiente. Avevamo ottenuto, direi, un discreto risultato, ovvero una griglia con nome e cognome dell'artista, oppure mi sembra, non so se le avevamo messe assieme, e un'immagine che comunque viene mostrata, e la possibilità di importarla e di salvarci tutto il pacchetto, di ricaricarcelo per usarlo. Quindi magari uno potrebbe farsi un progettino per ogni, come dire, per ogni serata, farsi un progetto mettendo dentro un po' di foto, un po' di nomi, e poi direttamente live come dire, caricare questo progetto, far apparire la finestra con la foto deformata e, insomma, a questo punto condurre il gioco, che era praticamente la parte che ci mancava. Quindi adesso eventualmente cambiamo
Cambiamo la videata, che ho pure il pulsantino, tac, come comodo. Mi sono spostato con la testa perché l'altra volta ero sempre col testone in mezzo, cioè ci sono anche adesso col testone in mezzo, però un pochino meno, che non voglio privarvi della mia capoccia lustra, però era, diciamo, in questo lato fa meno danno perché ci sono i componenti. E quindi dà meno fastidio, mentre qui c'erano proprio le proprietà. Tra l'altro, ho messo anche una risoluzione un pochino più bassa, quindi come dire, dovrebbe essere un pochino più visibile rispetto a quello che era la volta scorsa. Ho già caricato il progetto, quindi avevamo fatto un progetto che si chiama Khufu in ossequio a Khufu, famoso film, se non ricordo male, quindi per dire chi è, chi fu, Khufu, vabbè, lasciamo perdere. Ovviamente il nome è puramente indicativo e qui avevamo messo giù un pochino di componenti. Questa praticamente, quando creiamo un progetto in Delphi, la prima cosa che ci viene data di serie è già una finestra principale del nostro programma. Quindi è pronta all'uso e possiamo trascinarci dentro tutti i componenti che vogliamo, cioè adesso senza esagerare, quelli che ci servono per implementare le nostre funzionalità. Ad esempio, abbiamo messo un po' di pulsantini qui in alto per importare e esportare un progetto. Quindi, quando abbiamo messo dentro un po' di nomi e un po' di foto, possiamo esportarlo e ricaricarlo quando vogliamo. Quando siamo su una riga di un VIP, mettiamo importa foto. E in portafoto ci fa andare a scegliere la foto del VIP, noi la carichiamo e la agganciamo al nome e cognome del VIP. Come teniamo questi dati in memoria? Abbiamo usato quella che si chiama una memtable, cioè una tabella in memoria. Sempre nell'ottica di non voler scrivere codice, invece di crearci classi, oggetti, strutture, eccetera, abbiamo preso questo componentino che è come la tabella di un database, a tutti gli effetti di una qualsiasi base dati, però è ricavata in memoria, funziona proprio come una tabella di un database. Abbiamo definito i nostri campi, un ID autoincrementale, cioè un numerico per rappresentare il VIP 1, 2, 3, 4, quindi semplicemente molto molto banale. Poi abbiamo messo i campi del nome del VIP, l'immagine del VIP, quindi tutti praticamente i campi della struttura della nostra tabella, che è in un formato, diciamo, non di quelli proprietari, non di quelli conosciuti, ma un formato che rimane in memoria, però questo componente ha anche la possibilità di prendere tutti quei dati e spararli fuori su un file oppure ricaricarli da un file assieme alla struttura. Quindi abbiamo struttura dati e dati all'interno del file. Si può esportare in XML, in binario, in JSON, ci sono un sacco di scelte, è molto molto flessibile. Il vantaggio di aver creato questa tabellina qui è che noi la possiamo agganciare, ad esempio, a una griglia, oppure possiamo prendere un riquadro con l'immagine e dire all'immagine: guarda, tu fai vedere il contenuto del campo foto della mia tabella. E in questo modo, navigando, agganciando alla tabella un navigatore, quindi qualcosa che faccia, come dire, scorrere i record. Il navigatore lo pigiamo, i record cambiano, cambia quindi la foto che viene mostrata, che si aggiorna, e praticamente basta unire i puntini, quindi unire la tabella con la griglia con il navigatore, eccetera, e il gioco è fatto. Questo richiede non solo il componente tabella, ma anche questo bind source. Perché la griglia, questa griglia, ad esempio, il navigatore, tutti i controlli che sono agganciabili a una fonte dati, hanno bisogno appunto della fonte dati. Questo bind source, che non si vede ma ha un'iconcina di un database, è una fonte dati che prende queste informazioni da tabelle di database, perché potremmo avere una fonte dati che prende dati da liste di oggetti, potremmo avere una fonte dati che prende informazioni, via rete, cioè un conto è da dove arrivano i dati, un conto è questo bind source che praticamente li mette a disposizione di questo motore che si chiama Live Bindings, bindings nel senso di appunto connessioni live, che
che lavorano in diretta quando il programma è in esecuzione, in questo caso espone i dati che ci sono nella tabella. Quindi in realtà tutti i collegamenti dei controlli vengono agganciati a questo, che poi a sua volta si aggancia in questo caso alla tabella. Quindi abbiamo tanti tipi diversi di bind source per diversi tipi di fonti di dati e abbiamo usato quello specifico che pesca e interagisce con la tabella. E la tabella è la struttura che dicevamo prima. Per collegare tutti la griglia quindi la griglia si aggancia al bind source, poi qui sotto c'è pure il famoso navigatore, quello che si vede qua sotto, anche questo viene agganciato al bind source, quindi anche questo diventa parte. Praticamente il bind source è quello che regola l'accesso a questa tabella e mantiene il concetto di record selezionato, su quale ci troviamo, qual è lo stato, diciamo, della nostra visualizzazione. Quindi qual è l'attore corrente, il VIP corrente, la sua foto e tutti i vari dati, e con il navigatore possiamo spostarci, oppure praticamente aggiornando la griglia, vedendo la griglia che si sposta da un VIP all'altro, o viceversa, usare la griglia, cliccare su una riga e vedere il navigatore che si aggiorna. Quindi è tutto connesso e tutte queste connessioni con questa tabella dei dati vengono salvate dentro la binding list. Quindi fonte dati, che sono i nostri dati, i controlli, la griglia, il navigatore che era qui sotto, che adesso non è più visibile, sono i vari controlli, sono tutti agganciati a questo bind source, che è quello che regola l'accesso alla tabella. Tutte le varie connessioni sono i vari binding, ovvero la griglia collegata al bind source, il controllo che c'è qui sotto che fa vedere la foto che vedete in quest'area centrale va a collegarsi anch'esso al bind source e al campo della foto. Tutti questi legami sono contenuti dentro questa binding list, che è una lista dei legami. Sono tutti i componenti che vi vengono comunque inseriti in automatico nel momento in cui dite collego la griglia alla table. Essendo una tabella, viene creato il suo bind source, cioè il suo componente ideale per prendere dati dalla tabella, e il collegamento viene messo in questa binding list, quindi vi vedete apparire tutti i componenti. Non abbiamo neanche dovuto metterli uno per uno, quindi. E questo è un po' il cuore della tecnologia live binding, ovvero un tasto destro Bind Visually come menu, un editor dove noi abbiamo tutti i vari attori in gioco che li vediamo qui, ovvero abbiamo appunto il navigatore, che è quello che ci consente di navigare nella griglia. Qui abbiamo il famoso VIP Bind Source, ovvero l'origine dati per i dati della tabella. Questi sono i campi della tabella che vengono resi visibili, quindi l'ID del VIP, il nome del VIP e la sua foto. Quindi questa è la nostra tabella. Questo asterisco sta un po' a indicare tutti i record, cioè lo stato generale, perché ad esempio l'immagine dove noi facciamo vedere la foto è collegata ovviamente al campo picture, mentre il navigatore e anche la griglia sono collegati a questo asterisco. L'asterisco sta a indicare che gestiscono, non fanno vedere un singolo dato di un singolo record, ma li gestiscono tutti, ovvero ci permettono appunto di sfogliare i vari dati, di andare dal primo all'ultimo, e quindi hanno una visione globale su quelli che sono tutti i record, e da lì poi il fatto che c'è questo asterisco. Mentre la VIP Image è quell'immagine che sta sulla destra, che fa vedere la foto del VIP. Questa fa vedere, non ha la visibilità di tutti i record, ma solo del campo con la figura, la foto del VIP corrente selezionato. La selezione la si fa agendo sulla griglia o sul navigatore, che fanno spostare il puntatore di questa tabella sul record corrente, primo, secondo, il terzo, quarto VIP. Man mano che sfogliamo, i controlli si aggiornano e qui compare la foto. Poi avevamo messo un effetto pixelato, quello che andiamo a applicare alla foto per deformarla, e uno switch, cioè un interruttorino che andiamo a accendere e spegnere. Anche lì, senza scrivere una riga di codice, abbiamo semplicemente legato la proprietà isChecked, cioè il fatto che l'interruttore sia acceso o spento, alla proprietà enabled, abilitato dell'effetto. Quindi quando clicchiamo, accendiamo lo switch, l'effetto si abilita, quando lo riclicchiamo, l'effetto si spegne.
Questo effetto poi è applicato all'immagine qui sopra. Ecco, non c'è un binding perché non è un. Tutte queste righe, queste frecce che vedete, sono tutti i collegamenti tra i vari controlli che abbiamo tirato come un rocchetto per mettere assieme e correlare le varie entità. Sono tutti binding che stanno dentro quel componente binding list che vedevamo prima. Invece l'effetto è proprio figlio del componente image, cioè sta proprio all'interno, per indicare che va applicato all'immagine in quanto tale. Quindi si applica ovviamente quando non è abilitato, non si vede nulla, quando è abilitato vediamo l'effetto. Questo è un po' il sunto. Quindi attivando questo diagramma e facendo queste connessioni, otteniamo praticamente un funzionamento in automatico della nostra tabella con la griglia che ci consente di manipolare i dati senza praticamente andare a scrivere o comunque scrivendo pochissimo codice. Il codice che abbiamo scritto si riferisce, è quello che governa alcuni componenti come questi. La main action list, cioè il contenitore delle cose che possiamo fare su questa finestra. Quindi ogni finestra ha dei comandi che possiamo eseguire, tipo, non so, appunto, importa progetto, esporta progetto, importa foto, esci addirittura. Sono tutte azioni, però non andiamo a mettere il codice sul click dei pulsanti, ma le definiamo come azioni possibili e poi andiamo a associare i pulsanti alle azioni. Quindi diciamo, nella finestra una delle azioni possibili è uscire. Cosa fa la funzione di uscita? Chiude la finestra e termina il programma. Quindi la mettiamo qui dentro nelle azioni e poi prendiamo il pulsantino esci e glielo andiamo ad agganciare in modo che quando clicchiamo su esci venga eseguita l'azione che fa la chiusura della finestra e quindi termina il programma. Stessa cosa per le altre azioni. Queste sono tutte le dialog che abbiamo messo. Cioè quei componenti che ci consentono di, le possiamo testare anche al volo, dopo faccio una prova, di ad esempio aprire una dialog per caricare un'immagine, aprire una dialog per caricare un progetto, per salvare un progetto, quindi praticamente ci consentono di fare la selezione del file. Sono dei componentini con una funzione praticamente l'unica che usiamo che si chiama execute. Appena la mandiamo in esecuzione, parte la finestra che ti dice, che ti consente di scegliere un file per aprirlo oppure per salvarlo nel caso, ad esempio, del project save quando andiamo a salvare i nostri dati. Se abbiamo un responso positivo, andiamo a leggere il percorso che l'utente ha scelto e quello sarà il percorso del file da caricare o il percorso in cui salvare i nostri dati e il gioco è fatto. E questo è praticamente quel poco codice che abbiamo scritto. Governa praticamente queste dinamiche. Comunque si possono testare anche al volo perché se faccio ognuna di queste ha questo menu test dialog che se lo clicco mi fa comparire la finestra e qui vediamo le varie foto di alcuni VIP che avevo preso come esempio. È un progetto, questo demo bin che seleziona il file in cui salvare i dati, cioè potete testare che la finestra funzioni esattamente come volete voi, perché avete varie opzioni regolabili, tipo non consentire di spostarsi in un'altra cartella, impedire di creare nuove cartelle, quando scelgo un link, seguire il percorso e andare al file puntato dal link, tutta una serie di opzioni per far funzionare questa finestra di dialogo comune, tipica, qui siamo in Windows e quindi vediamo quella di Windows. Se compiliamo per Mac, ricordo sempre che il progetto che noi stiamo facendo al momento lo sto eseguendo su Windows, ma potenzialmente è un'app che può funzionare su tutti questi dispositivi, quindi Windows 32, 64 bit, macOS, anche ARM. Adesso c'è anche il supporto per processore M1, quello nuovissimo di pacca di Apple, iOS, Linux e anche Android. Quindi chiaro che l'applicazione che noi qui abbiamo fatto è un po', come dire, occupa un po' di spazio. Potrebbe essere usata su un tablet, ma su un telefono risulterebbe un pochino piccolina e quindi non abbiamo giocato sul tenere un'interfaccia che sia, cioè è un'interfaccia almeno per il momento abbastanza orientata a essere usata sul desktop, ma potenzialmente possiamo fare un'applicazione cross-platform e compilarla su tutte queste
belle piattaforme qui. Abbiamo questa scelta. Al momento io sono sul classico Windows 32 bit, quindi la più comune che potremmo trovare in questo caso è, come dire, per il momento basta e mi avanza. Esci di qua, ok. Quindi lanciamo il nostro programmino, il nostro programmello, compilazione veloce, quasi istantanea, e questo è un po' la nostra applicazione come appariva, quindi vedete che ci sono i nomi dei campi lì in alto, il VPD, VIP name, quindi sull'editing diciamo che non è che abbiamo fatto dei grossi ricci, possiamo andare ad aggiungere nuovi dati, però io quello che faccio... Anche il titolo della finestra, insomma, Form 1 non è bellissimo. Adesso magari andiamo a mettere un nome migliore. Importa progetto. Avevo salvato in questo demo bin un po' di dati salvati. Ed eccoli qua che ci sono le nostre VIP name. Avevamo Tom Hanks, Belen Rodriguez, Keanu Reeves, Alessia Marcuzzi. Chiaramente la colonna col picture viene scritto object perché non abbiamo almeno di serie la visualizzazione della foto in griglia, la potremmo tranquillamente implementare, però ha più senso vederlo, come dire, qui a destra in uno spazio grande. Quindi se io cambio il record qui oppure uso il navigatore, come dicevamo prima, sto praticamente agendo sul bind source, cambiando il record corrente. Quando lo cambio, ovviamente spostandosi la VPicture, cioè VPImage che è attaccato al campo VPicture della tabella, si aggiorna e ci fa vedere la foto del VIP. Se attiviamo lo switch di anteprima dell'effetto, otteniamo l'effetto pixelato, quindi questo è il live binding che entra in funzione, cioè quel binding che abbiamo visto tra lo switch e l'effetto che quando is checked da true mette a true la proprietà enabled, quindi le due proprietà sono collegate. Quando cambia il valore, viene impostato il valore sull'effetto accendendolo e spegnendolo, e quindi senza scrivere codice, semplicemente abbiamo trascinato l'effetto sull'immagine e lo accendiamo e lo spegniamo per vedere, diciamo, un'anteprima come verrebbe e capire se, non so, magari raffigurato così, un eventuale partecipante al nostro gioco può o meno capire. Qual è l'effetto, qual è il VIP che si cela dietro la foto. Quindi quello che abbiamo più o meno fatto è come dire, un po' la gestione della nostra base dati, quindi la possibilità di inserire i nomi degli attori, mettere la foto. A questo punto l'ideale sarebbe andare a creare la finestra che manca, ovvero quella finestra che è quella da presentare al pubblico, quindi magari, non so, visualizzarla a richiesta, fare in modo che contenga la foto dell'elemento selezionato e poi andare ad agire sull'attivazione e disattivazione dell'effetto oppure su uno slider, magari andando a regolare un pochino, non so, la potenza dell'effetto, così se vogliamo dare o meno un aiuto, a chi deve indovinare lo possiamo dare e poi fare la parte finale con un'animazione che ci faccia, come dire, visualizzare, non so, hai vinto oppure il nome del personaggio, visto che è un dato che abbiamo, è uno dei pochi che dobbiamo inserire, e così di fatto comunichiamo praticamente la vincita. Quindi poi adesso il resto potremmo fare fuochi d'artificio, potremmo metterci tutte le animazioni filmate che vogliamo, e quindi magari lo vediamo in separata sede. Quindi iniziamo a progettare. Come la gestiamo? Questa sarà una finestra separata perché dobbiamo configurare, ad esempio, se usiamo OBS, dobbiamo dire OBS di catturare una finestra specifica dove verrà messo tutto ciò che noi vogliamo rendere visibile al pubblico. Quindi immaginiamo questa come un'interfaccia di amministrazione dei nostri dati, delle nostre foto, dove vediamo l'effetto, cioè ci facciamo un po' un'idea, prepariamo praticamente il nostro quizzone. E abbiamo poi una finestra separata che noi poi mostriamo di fianco, le vediamo tutte e due, dove ci mettiamo dentro quello che vogliamo far vedere ovviamente live al pubblico. Quindi come lo andiamo a creare? Intanto qui
Mi farebbe piacere dare un nome a questa finestra un po' meno bruttarello, perché Form 1 è veramente un po' brutto. Lo chiamiamo appunto Khufu. Khufu, punto esclamativo anche, come Kung Fu, Khufu. Quindi, che andiamo a fare di bello? Andiamo a creare questa finestrella e ce la progettiamo proprio papale papale da zero. Allora, file, quindi facciamo file new, andiamo su other, così vediamo un po' la scelta. File individuali, multi device, form. Siamo in un progetto, i progetti FireMonkey sono progetti multi device, sono fatti da form multi device, quindi la form è ovviamente una finestra, quindi mi chiede se farla 2D o 3D, facciamola HD, cioè bidimensionale, non siamo ancora sul tridimensionale. Abbiamo la nostra form vuota, quindi la tela dell'artista è pronta. Salviamola, quindi qui abbiamo già la forms main. Adesso ci andiamo ad aggiungere questa, come potremmo chiamarla? Potremmo chiamarla live. Il live form, cioè la finestra che facciamo vedere live, per così anche un nome semplice, caption, Khufu, live form, live window. Gli diamo anche un nome che sia poco ambiguo, così direi che Khufu live window è molto difficile trovare un programma che abbia una finestra che si chiama così. Anche perché spesso i programmi che catturano ragionano in questo modo, cioè cercano le finestre per tipo, per titolo oppure appartenenti a determinati processi. Quindi abbiamo la nostra finestra che ci andiamo a mettere e ci mettiamo, diamogli intanto il nome sensato, perché form 1 lo chiamiamo live form, molto banalmente. Quindi qui che ci andiamo a mettere? Ci andiamo a mettere la nostra immagine, che chiaramente poi verrà pilotata dall'esterno, e quindi quello che metteremo, allora io la farei possibilmente forse anche quadrata, come 640 480 forse 480x480 diventa un po' troppo piccola. Facciamo un 640x640, via. Quindi qui c'è l'immagine che adesso, volendo, gli possiamo caricare anche una foto campione, ma giusto per vedere. Abbiamo i nostri multi-res bitmap, quindi possiamo mettere, come sempre, mettiamoci il buon Keanu, che sempre ok, quindi normalmente viene riscalata, quindi la chiamiamo, anche questa la chiamiamo VIP image, che è la foto del VIP. Poi che potremmo metterci? Potremmo mettere tutto dentro tra le altre cose che potremmo avere, abbiamo anche i rettangoli, questo rettangolo che al momento si è infilato nell'immagine, ma lo voglio tenere fuori. Non mi ricordo se qui ai lati è possibile fare i lati stondati, oppure se c'è un altro controllo. Round rect, ok, meglio. Anche se forse facendolo più grosso di un tot, forse non, diventa un po' troppo stondato. Già viene deformato, quindi se diventa troppo stondato. Ma è giusto per creare un contenitore. Quindi questo controllo lo allineiamo al client, all'area client, ma così è proprio tondo. Dunque, andiamo a vedere i rapporti, se possibile, tra i vari angoli. Mi sa un po' troppo stondatino, così andrebbe un pochino regolato. In spessore, ma se no già c'è la finestra che fa. Mettiamoci un
un rettangolo normale. Tanto voilà. Align. Era solo per fare, come dire, un bordo un po' più. L'immagine ovviamente sta nel rettangolo. Potremmo ad esempio decidere di allineare anche questo al client. Però il rettangolo vorrei farlo con corner type in round. Vediamo di dargli un po' di, come dire, stroke, thickness. Proviamo a mettere clip children. Allora. Non vedo però il bordo flat, solid. Colore black. Allora, l'immagine sta all'interno, mettiamogli un clip children che dovrebbe impedire, diciamo, di vedere. Ah, ciao, Giordano, non avevo visto il messaggio. Allora, mettiamogli un po' di margine così, ma giusto per. Sarebbe bello che. Ah no, scusa, ho scelto quello. No, dai, così stondato è veramente brutto, veramente brutto. Lo lascio proprio come riquadro, giusto per non avere proprio una riga un pochino. Allora, quindi qui abbiamo il nostro VIP, qui abbiamo il VIP rectangle. Name VIP rectangle, diamo un nome alle cose, se no poi non ce la facciamo più. Ci manca allora l'effetto, ne utilizziamo al momento uno perché utilizzare n, quindi quello pixelato, me lo copio, vado qui nella mia immagine, me lo incollo, vediamo se funziona, quindi lo lasciamo lì così ce lo regoliamo di conseguenza. Ok, poi cosa manca? Diciamo, manca un bel box dove far vedere il nome dell'attore quando si vince. Dio, probabilmente di roba ce ne mancherebbe. Guardando. Ok, mettiamoci un altro rettangolo. Ovviamente questo normalmente non sarebbe visibile tranne nel momento in cui si va ovviamente a decretare il vincitore. Ci mettiamo un'animazione. Oddio, non so se preferirei che uscisse dal che arrivasse da fuori, quindi questo ci sta in realtà abbastanza bene come effetto. Diamo un'allargatina e qui ci mettiamo il nome del VIP quando si vince. Quindi sì, direi che come spazio ci stiamo, ci mettiamo questo è un VIP name rectangle. Mettiamoci dentro una label con un po' di testo
ovviamente un pochino ingrandito, ma anche più grande va bene, senza esagerare perché poi finisce che non ci stiamo, e quindi ad esempio Keanu Reeves, mettiamolo senza ritorno a capo, tanto poi questo in realtà poi lo vorrei a livello del form, grazie, perché poi se lo metto dentro la figura finisce che mi si deforma tutto. E beh, mettiamo un auto size, giusto perché così prende il, comunque direi che sta bene qui. E voilà. Tech. Come direbbe, oppure lo allineiamo, ma sì, così rimane tutto allineato, però il box dobbiamo portarlo un pochino più avanti, forse left position position, allora così a zero. Facciamo un bel quick edit e mettiamo tutti i margini a 16, tranne quello a sinistra che lo tengo un po' più alto perché così, esatto, possiamo partire, forse addirittura esagerato, bastava anche meno, facciamo 32, questo lo chiamiamo VIP name label, voilà. E così sta un po' più, se questo esce un pochino, vabbè che non è che abbia bisogno di uscire poi troppo, quindi ok, quindi questo normalmente sta all'esterno o comunque è non visibile, dobbiamo mettere come animazione. O lo facciamo apparire un po' alla volta, lo facciamo apparire spostandosi, quindi qui ovviamente le scelte sono un po' float animation sul rettangolo, andiamo ad animare position X partendo dal valore attuale, potremmo fare partiamo da, in realtà da molto più indietro, mettiamo un bel non lo so quanto portarlo fuori, vediamo, facciamo un po' di esperimenti, meno 300 meno 480, ok, così scomparsa tutta, 460, sì dai, ci sta, meno a meno 480 va benissimo, direi che è giusto, adesso lo lascio a zero, ok, quindi partiamo da meno 480, ci fermiamo a 0, anzi a meno, bah, meno 8, cioè è giusto che rimanga appena fuori un lato, poi dopo e poi dovrebbe trigger inverse, no, niente trigger, dovrebbe stare lì un po' come delay e poi fare l'operazione inversa, ma questo eventualmente lo regoliamo tramite codice, ovvero la durata la aumentiamo, almeno un secondo ce lo mettiamo, auto reverse lo metto negli eventi,
Quindi questo è il pip name animation. O reveal animation, adesso chiamiamolo. Quindi questo quando parte on process, allora on finish. Che voglio che il nome del VIP compaia e poi dopo aspetti un po' e poi se ne esca, quindi parte subito. Quindi qui cosa andiamo a fare? Mi vado a prendere la VIP name animation, anzi facciamo così, animation do. Facciamo che if se non è quando finisce, se non sta andando all'inverso, impostiamo un delay di boh, mettiamo di 10 secondi, sono secondi questi se non ricordo male, e poi facciamo la mettiamo in inverse. La facciamo andare alla rovescio e poi gli diciamo start, la facciamo partire. Se invece non siamo invertiti, o meglio, se siamo invertiti, cioè stiamo tornando indietro, mettiamo il delay a 0 e l'inverse lo ripristiniamo a false. Quindi normalmente quando partiamo andiamo per il verso, partiamo subito, andiamo per il verso giusto e arriviamo fino in fondo. Quando l'animazione è finita, aspettiamo un po', la giriamo e le facciamo ripartire. Quando è finita di nuovo, rimettiamo l'attesa a zero, la giriamo e non la facciamo partire più perché quella partirà ovviamente nel momento giusto. Quindi qui iniziamo ad esempio ad aggiungere un po' di, togliamo questa variabile, dal lato non vorrei che venisse creata in automatico, no, grazie, la creo poi dalla finestra principale. Qui potremmo ad esempio andare a reveal VIP name, ad aggiungere un po' di informazioni per potremmo gestire tutto coi binding in questo caso, però non a rivelare il nome del VIP, quindi nel caso in cui si vinca che facciamo? Facciamo VIP name label text, quindi andiamo a visualizzare il nome del VIP. E poi VIP name animation start. Quindi facciamo appunto questo giro. In realtà questa roba potremmo metterla anche qui. VIP name animation do begin. Mettiamo il delay a 0, l'inversa false e poi facciamo lo start dell'animazione e così facciamo comparire il nome del VIP. Poi potremmo ad esempio in realtà, vabbè, il nome potremmo impostarlo in un altro contesto. Name, anzi, facciamolo appunto così. Picture e bitmap di multi-res bitmap. Multi-res. O anche tbitmap tanto tbitmap così name label text prendiamo quello
E poi vipimage.p punto multi, è un fixed multi respite map. Ok, tra l'altro dove è dichiarato di solito questo in che unit sta? FMX multi respite map. Ok, grazie, così perché non me lo ricordavo e quindi fixed multi respite map, e questo forse è meglio chiamarlo a picture, la picture del vips. Quindi name, e poi mettiamo due punti uguale picture. Non ho aggiornato i prototipi. Sync, perfetto. Così. Perfetto, perfetto. Quindi fin qui. E fin qui, come si diceva. Quindi questo. Più che altro facciamo magari un reveal VIP generico. Togliamo il parametro. Questa roba la impostiamo prima, quindi. Sync prototypes, ok, quindi in realtà facciamo solo partire l'animazione. If inverse then exit, così semplifichiamo anche il codice. Se stiamo andando a rovescio, usciamo perché siamo già in fondo all'animazione di ritorno. Del nome, qui mettiamo, questo lo chiamiamo Reveal VIP, e tra le altre cose metteremo anche l'effetto VIP, l'effetto che abbiamo usato, come l'abbiamo chiamato. Pixelate effect enabled a false. Mentre quando facciamo vip info mettiamo questa roba e diciamo che partiamo con la abilitiamo l'effetto, quindi block count a 25, ma sì. Block count 25. Questo è un po' il nostro default. In realtà poi questo lo potremo decidere anche in un secondo momento. Ok, quindi lavoriamo un po' di qua, ad esempio. Abbiamo questo spazio al di sotto della barra, questa main toolbar. Aggiungiamo magari un pannello, un layout, qualcosa. Panel nella finestra principale, sì. Mettilo sotto. Sotto e bottom, fino a prova contraria. Sveglia, sveglia. Questo chiamiamolo name live panel. Ok, così ci fa da, come dire, cabina di regia per praticamente la scelta dell'effetto. Quindi potremmo mettere dei pulsanti per mostrare e nascondere la nostra finestrella. Quindi andiamo ad esempio a fare qui la categoria project, facciamo una categoria live per le azioni della live e facciamo live show window, che poi dovrebbe essere il nome, e nel testo mettiamo mostra finestra. Poi facciamo un, sì,
Se no mettiamo banalmente live hide, live show, mostra finestra, va bene. Qui facciamo nascondi finestra. Ok, così ci andiamo a gestire la visualizzazione o meno della finestra live. Beh, proviamola, iniziamo magari a fare qualche prova. Ad esempio, mettiamo un pulsantino qui in fondo, magari riduciamo un pochino questo pannello. Questo come azione avrà live show. Ok, mettiamo anche un altro pulsantello e qui ci mettiamo live hide. Quindi uno fa vedere la finestra, l'altro nasconde. Live show, name, live show, button, live hide button. Live show, live hide, sono un po', però ci manca action. Per indicare che è un'azione, perfetto, così. E live show, live hide, ordine di tabulazione. Allora, prima lo show, poi l'hide. Andiamo a definire il codice delle nostre azioni. Quindi mettiamo. Metto un to do giusto perché non me le vada a rimuovere. Quindi potremmo crearci un bel campo privato. Qui andiamo ad aggiungere la nostra form. Mi sa che ho preso uno shortcut che è impegnato da qualcosa. Lo mettiamo in interface perché così lo utilizziamo anche per il nostro campo. FLiveForm T LiveForm, quindi questa è la nostra finestra live per fare le live. Live show, diciamo che se allora not assigned live form, se non è assegnata, la andiamo a creare. Quindi andiamo a creare la finestra e gli diamo come owner noi stessi. Quindi la creiamo, se non è assegnata, la creiamo e la andiamo ad assegnare e mettiamo questa finestra come owner, cioè se non la andiamo a distruggere, ma chiudiamo la finestra principale quando usciamo dal programma. La finestra andrà a distruggere anche quella live, giustamente, è così. E dopodiché, se invece è già creata, teniamo quella che già abbiamo, facciamo uno show e la mostriamo. Invece con hide facciamo che if not assigned live form non dobbiamo fare nulla, altrimenti se assegnata facciamo un hide, magari già nascosta, però questo lo gestiamo qui dalle azioni, dalla nostra action list event update. Possiamo andare a dire live show action è abilitato quando prima facciamo abilitato, facciamo prima una funzioncina function is live form visible, quindi if not assigned, o meglio se la finestra è assegnata. Live form and live form punto visible. Potremmo anche combinare tutto. Quindi deve essere inizializzata e deve essere pure visibile.
Quindi live show action enable quando not live form visible, live hide action enable quando is live form visible. O in alternativa facciamo prima l'uno e nell'altro ci mettiamo l'opposto. Facciamo prima. L'una è l'inverso dell'altra. E così dovremmo avere già la nostra finestrella da poter visualizzare e nascondere. Vediamo se funziona. Allora, intanto nascondi finestra spento, mostra finestra, qua c'è il buon Can You Leaves, nascondi finestra, mostra finestra, la chiudiamo, mostra. È anche ridimensionabile, quindi potremmo direi di metterla fissa comunque perché secondo me ha un po' più senso, anche perché altrimenti dobbiamo poi regolare le dimensioni di tutto e più o meno il concetto è che avrà le dimensioni ideali per fare il gioco, ma niente di più, niente di meno. Border style single. Non dovrebbe form style normal. Window state normal dovrebbe essere a posto così. Più che altro dovremmo esserci. Vediamo come se ci salta fuori. Così diamo un'occhiata. Mostra finestra. Però si può ancora massimizzare, quindi ci sarà da qualche parte un border icons, proprio lui volevo. Minimize no, maximize no, system menu sì, lo lasciamo, quello non si sa mai. Ok, quindi al momento attuale c'è quello, dovremmo andare a sblencare. Allora, intanto dobbiamo andare a portare fuori questo a meno 480, quindi allora intercettiamo l'evento create, andiamo VIP name rectangle left position x meno 480, giusto? Abbiamo detto. Meno 480, perfetto. E si ferma a meno 8 e poi torna indietro, quindi questo non è un problema. VIP name, no, VIP image bitmap. Allora c'è anche il bitmap normale. Comunque va bene anche questo perché multi res bitmap clear, così rimuoviamo tutto quello che ci può dare noia, perché ovviamente deve partire esatto così, dimensione fissa, vuoto, e poi la mostriamo, la nascondiamo, la mostriamo, la nascondiamo, perfetto. Quindi io direi che andiamo in start game di metterci magari un, allora questa è ok, rimane lì, andrei a mettere a questo punto una barrettina per l'effetto,
Diciamo che sul mostra copiamo anche le informazioni, ovvero se non è creata la creiamo, poi facciamo set VIP info, dovremmo andare a recuperare le informazioni sul VIP, quindi facciamo VIP name, VIP picture, andiamo per gradi. Allora, life form, allora if not VIP table. Se non siamo contemporaneamente all'inizio e alla fine della tabella, quindi praticamente la tabella non deve essere vuota. Se abbiamo un record corrente, possiamo prendere come VIP name, VIP table, fill by name, VIP name as string. Come stringa, e tblob field VIP table, do. Allora, facciamo tutto qui dentro. Allora, if not both and off, field by name, qui abbiamo, che esagerazione, questo control V non è proprio perfettissimo, ha bisogno di essere ancora un po'. Abbiamo poi la VIP picture, picture in picture. Block field, save to stream, save to. Abbiamo però questo bel value. In realtà potrei anche prenderlo dalla VIP image. Mi piace l'idea. T fixed, anche qui abbiamo bisogno di aggiungere fmx multi res bitmap, quindi il bitmap c'ho un oggettino che mi blocca fixed multi res bitmap, ok. Poi l'importante è che funzioni, dopo vediamo di dargli una show info VIP name, quindi qui lui si aspetta VIP name è la picture ed è VIP picture e show. Qui si aspetta che non sia inizializzato, c'hai ragione. Hai ragionissima, però vale anche per VIP name, so che VIP name è una stringa. Begin end else VIP name è una stringa vuota e VIP picture è un bel nillone. Voilà. Quindi compila, quindi va, come si potrebbe dire. No, vediamo se nel momento in cui mi sono scordato qualcosa, no, importiamo un progetto, ossia questo, mostra finestra, ok, la picture direi che viene passata, quella
L'altra è anche molto più veloce al momento. Ok. Nascondi, mostra e il nome poi lo verifichiamo dopo, ma il nome era quello che mi interessava di meno, quindi questo mostra finestra, come dire, parte e fa vedere la nostra finestrella. A questo punto io metterei un bello sliderone per andare a regolare l'effetto, quindi l'effetto VIP. Abbiamo uno slider o qualcosa di simile, un track. Abbiamo una track bar va più che bene. Align right, ok, la mettiamo un po' più larghina, forse poi non serve neanche tanto. Qui immagino che come posizione, ok, cioè siamo sul, in realtà andiamo fino a 25, ok, e mettiamo un effect track bar, cioè praticamente questo regola l'effetto della nostra barra. Events on change, on tracking, on change. Quindi quando andiamo a cambiare, andiamo a prendere il valore alla track bar sulla position di tipo tposition, che sarebbe custom track, giusto per la position dove viene introdotta. Value range, custom value range, questa è un'altra, è un altro paio di manichini. Position, 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 change. Do changed. Non c'è proprio una proprietà. C'è custom track. Beh, vabbè, comunque, come dire, la vediamo poi live, a vedere come funziona. Ok, quindi qui prendiamo il valore. Dobbiamo mettere nella nostra live form qualcosa che vada. Procedure set effect, non saprei come definirlo, ma di tipo definirei come position, ma no, ma non è position, ma la position è la posizione del value. Che diavolo scrivo? La position è la posizione del track bar dentro lo schermo, quindi è un single, abbiamo detto, sarà questo il value, ecco perché non lo trovavo. Sì, ok, quindi single, lo mettiamo uguale anche qui, precisione singola, così, allora, if not assigned lifeform, non dobbiamo fare nulla, altrimenti lifeform.setEffectLevel gli mettiamo il value. Banalmente così. Benissimo. Allora, quando andiamo a mostrarlo, io direi che lo mettiamo al massimo. Ma teniamo quello, come dire, visibile. Ah, non l'abbiamo mica implementato ancora, c'hai ragione. VIP
VIP pixelate effect block count. In realtà poi qui più i blocchi sono alti più l'effetto aumenta, quindi in realtà dobbiamo invertire la rotta, ovvero . 25 è proprio appena un po', è veramente un numero basso e quindi più lo alziamo più migliora perché è un effetto pixelato, quindi più blocchi abbiamo meglio è. Allora a questo punto dobbiamo trovare il modo di trovare il bilanciamento. Vabbè che poi se arriviamo al massimo prendiamo la nostra immagine, vediamo. Allora, così non si vede, 500, siamo già a buon punto, a 1000, 2000, 1000 è il massimo, quindi 1000 è il massimo, se metto 1 abbiamo un pixel, 3 pixel, 4 pixel. Annualmente 100, beh 100 è pochino, però vediamo un 20, quindi partirei con un fattore di 10, quindi da 100, 20, 120, 220, ah, così è già molto visibile, quindi 500 è quasi visibile, 100, diciamo che il range può andare da fino a 100, da 25 a 150, poi direi che più o meno ci siamo, per cui ok, quindi facciamo così. 25 è abbastanza basso. Impostiamo intanto il livello. Facciamo 150 meno il livello, così lì andiamo da 25 a... No, beh, impostiamo direttamente, così regoliamo. Poi vediamo come potremmo dare un effetto, quindi minimo è 25, il massimo è 150. In questo modo, variando la dimensione, ottegniamo l'effetto voluto. Poi andrei anche a recuperare, fare anche una get function get effect level single dove faccio result VIP pixelate effect block count, così lo tengo anche aggiornato sulla barra, ovvero nell'update faccio sì che la nostra trackbar effect trackbar abbia un value facciamo così qui, allora assigned, perché è tutta roba che lavora con la nostra life form. Se la life form l'abbiamo attiva, allora possiamo fare così enabled life form visible, stavolta mi faccio fregare, questo potremmo anche farne a meno. Ok, quindi not life form visible effect bar uguale life form get effect level. Ok. Se invece non abbiamo una life form ancora, impostiamo lo show a true, hide a false,
Effect Drive Bar Value a 25 e poi la mettiamo anche a false. Mentre se abbiamo la finestra attiva la possiamo anche abilitare. Private symbol, esatto. Potevo abbreviare, potevo fare una cosa migliore. Is life form visible, hide a true, show false. Questo è abilitato e qui prendo la roba. Altrimenti, così. Così usiamo tutto ciò che abbiamo introdotto nel... Ok, quindi andiamo a vedere un po' che cosa succede. Importiamoci il solito progetto con già le foto dentro. Quindi qui è spenta perché non abbiamo la finestra. Mostra finestra. La finestra ce l'abbiamo. La barra si è attivata. E quindi proviamo a regolare l'effetto. Quindi qui potremmo dare una mano a chi gioca e pian pianino rendere più o meno percettibile la persona. Ovviamente a un certo punto, quando sarà qui in fondo, non è proprio il naturale, ma poco ci manca. Se non si indovina così, non si indovina più. Quindi, anzi, forse siamo già molto in fondo. L'ultima cosa da fare è il reveal, cioè andare a rivelare di chi si tratta. Quindi farei una bella azione che chiamiamo name live reveal action, rivela VIP. Ok. Quindi in questo caso aggiungiamo un altro pulsantino ad agganciare a Live Reveal Action, che diventa il nostro Live Reveal Button. Ok, questa barrettina qui l'abbiamo agganciata. Non si può ridimensionare, una cosa abbastanza fissa. Volevo un attimo però distanziarla perché è un po' appiccicata al bordo. Perfetto. Ok, rivela VIP. Anche questo lo spostiamo un pochino. Giusto per... E quando verrà cliccato il signorino, andremo qui a fare un if not assigned lifeform exit, altrimenti facciamo un lifeform reveal VIP che fa partire l'animazione, dovrebbe fare tutto quello che vedevamo prima. Ok. Quindi quando uno ha indovinato, ha indovinato. Sto pensando un attimo se manca qualcosa. Quindi sul reveal si aspetterà la fine e poi tanto vediamo cosa combina. Importiamo il progetto, mettiamo il nostro. Anche la Marcuzzi, mostra finestra, quindi da questo momento si inizia, come dire, a giocare. Quindi parte il gioco, indovina, indovina, indovinello. No, qui diventa molto molto indovinabile. Quando facciamo rivela VIP, facciamo vedere il nome. Vedo che non sta tornando indietro. Quindi, no, torno indietro, ho messo forse un po' troppo, 10 secondi di delay.
10 secondi sono un po' tantinelli, però ci può stare come. Quindi qui, vabbè, chiaramente cambia il valore, ma dovremmo nasconderlo e mostrarlo di nuovo in modo che riparta chiaramente dalla sua versione. Quindi qui possiamo scegliere ovviamente anche un altro VIP. Se magari vogliamo cambiare il gioco, facciamo un nascondi finestra, facciamo un mostra. Questo viene sempre riadeguata allo stato attuale e quindi muovendoci rendiamo più indovinabile, meno indovinabile il nostro personaggino. Quindi rispetto, diciamo, avere le foto statiche, non dobbiamo fare i vari gradi. Poi qui sto usando un solo effetto, ma ne abbiamo tanti tra la spirale. Possiamo anche sovrapporre ad esempio, non so, una trama fatta con dei quadrati, oppure prendere la foto e scombinarla, quindi fare tutta una serie di giochi, cioè lavorare, giocare con la grafica e prendere il nostro bitmap. E io ho usato questi effetti perché sono, come dire, pronti all'uso e dovevamo fare un progetto in un giusto un paio d'ore, ma ne abbiamo messo di più ovviamente per tutte le spiegazioni e gli excursus, però già comunque con pochissimo codice si ottiene un risultato abbastanza interessante usando gli effetti incorporati. Poi quando si indovina, rivela VIP, mettiamo il nome del VIPS per chi ha indovinato, e poi questo ovviamente dopo un po' se ne va e quindi non torna più. No, se lo clicchiamo torna ancora, torna sempre, quindi se qualcuno dice che non ha capito possiamo. Poi questo ovviamente è una proposta di funzionamento, ma potremmo arricchirlo con appunto non so, effetti di fuochi d'artificio. Possiamo metterci una coppa, possiamo metterci tutto quello che vogliamo. Ok, a questo punto quindi cosa potremmo andare a fare? Stavo pensando che mi era venuta in mente una cosa da poter aggiungere, però direi che, come dire, un buon risultato lo abbiamo ottenuto. Adesso io qui andrei a, come dire, rimuovere le informazioni, anche perché altrimenti questa roba viene compilata nell'applicazione e quindi non è. Andremo a compilare nell'exe un bitmap di dimensioni abbastanza. Ops, ok, VIP name. Quindi put your VIP name here. Quindi questo è un segno apposto per il VIP name. Cosa volevo aggiungere? Forse dare un po' di bordo a questo, che si potrebbe anche fare, magari usare anche un colore diverso. Possiamo usare anche un gradiente, quindi possiamo animare anche il colore, animare anche i gradienti, possiamo fare veramente quello che vogliamo. I vantaggi di avere appunto una libreria grafica sono ovviamente, vedi, questo bel effettino blu che tende verso il blu chiaro, blu scuro. Potete quindi, esatto, fare un bel riquadrino fatto così. Qui dargli un po' più di risalto, magari con un colore più sensato, un po' più accattivante. Io scelgo tutta roba che fa un po'. I miei gusti sono ovviamente molto opinabili e quindi questo è il problema principale, ma purtroppo non è un limite del software quanto più un limite mio, però, come dire, l'effetto di per sé ce l'abbiamo. Se vogliamo prendere il rettangolo potremmo metterci un bel glow effect, così lo facciamo, lo ingialliamo piuttosto che questo colore, mettiamo il colore azzurrino. Quindi questo diciamo che è parte integrante del
del nostro riquadro e così siamo un pochino più, cioè diventa un po' più, come dire, curata anche la parte di per sé grafica del riquadro. Importiamo il progetto, prendiamo la balance, indovina la balance, ovviamente così moduliamo il nostro effetto e quando vogliamo fare indovinare, rivela VIP. Ecco che il riquadro ha un bagliore, ha un colore più blu, è un pochino più. Chiaramente uno potrebbe personalizzarlo con font del proprio canale, che ne so, se vuole fare qualcosa live, cioè si potrebbe. Ci sono veramente tantissimi, mille modi di personalizzare. La foto rimane sempre più o meno centrata, quindi. Con le impostazioni automatiche e gli allineamenti non c'è neanche da fare molto sforzo perché supponendo anche di ridimensionarla rimane nel bordo. Esce un po' dai bordi, ma in realtà questo effetto non mi dispiace neanche che abbia un po' questo sbordare come se fosse sopra, come non mi dispiace a tutti gli effetti come tipo di. Questo ovviamente è sempre sincronizzato. Questo parte quindi insomma, una cosa che è abbastanza gradevole alla fine con uno sforzo veramente minimale. Noi ovviamente abbiamo visto tutti i passaggi nel dettaglio e quindi questo rende un po' più lungo la trattazione, ma veramente in un paio d'ore questa applicazione si porta a casa. Poi potremmo farne n varianti appunto con delle tessere oppure coprire con un altro bitmap, c'è un overlay effect, ci sono anche animazioni sugli effetti, quindi passare ad esempio quando cambia un effetto viene modulato, passarci con un'animazione, fare una sorta di slideshow, fare tante cose, cioè ci sono veramente un sacco di idee che si potrebbero mettere in campo per fare in pochi minuti un'applicazioncina con dalla grafica interessante, quindi questo ovviamente grazie poi alle funzionalità RAD di Delphi, quindi alle possibilità di usare dei componenti. Alla fine poi il nostro codice che abbiamo scritto è quello delle due finestre, ovvero questo qui. Quindi questo in realtà scrive tutto, lo completa tutto Delphi quando trasciniamo i componenti. Quello che abbiamo è l'importazione delle foto, l'impostazione dell'effetto sulla trackbar, aprire la tabella quando parte il programma, determinare se la finestra è stata creata e resa visibile. Quindi ogni azione ha proprio una riga, un paio di righe, non di più. Creare la finestra, nasconderla. Verificare se c'è, rivelare il VIP, andare a prendere le informazioni del VIP corrente e riportarle sulla finestra esterna, poi qui aggiornare lo stato delle azioni, ovvero andare a vedere se abbiamo VIP selezionato, se la finestra è visibile e in base a questo dire questo comando è disponibile, enabled oppure non è disponibile e vedete che il mostra è attivo quando la finestra non c'è. E si spegne quando la finestra c'è e viceversa, il nascondi fa l'operazione inversa. Teniamo sincronizzato il valore della trackbar quando iniziamo a usarlo e poi dopodiché decidiamo noi l'entità dell'effetto. Qui c'è il caricamento del progetto, l'importazione e l'esportazione. Mentre sull'altra finestra, a parte i componenti che abbiamo messo, abbiamo aggiunto un'inizializzazione togliendo l'immagine, ma questa la possiamo anche rimuovere perché l'immagine l'abbiamo impostata. Questo posizionamento a meno 480 serve per portare il riquadro del nome del VIP fuori dall'area visibile. E questo lo farei in fase di esecuzione perché in questo modo qui possiamo vederlo e se vogliamo personalizzarlo lo possiamo personalizzare. E poi tanto sappiamo che quando il programma parte questo riquadrino viene portato fuori anche perché altrimenti rivelerebbe il nome del. Qui abbiamo usato l'effetto pixelato, quindi quando andiamo a richiedere il livello dell'effetto gli diamo il numero di questi blocchi. Quando vogliamo rivelare il VIP spegniamo del tutto l'effetto in modo che non abbiamo nessuna interferenza e
e facciamo partire l'animazione del riquadro del nome del VIP, che quindi parte subito perché è un delay a zero. Inversa false, cioè non è perché abbiamo anche una versione inversa quando il riquadro torna indietro. Quindi questo va, il riquadro va in avanti, esce e poi diamo lo start. E qui c'è quando finisce l'animazione, se non stiamo andando all'indietro, quello che facciamo è impostare un tempo di attesa, forse 10 secondi e anche tanto, mettiamone 5, invertiamo e facciamo ripartire l'animazione. Quindi l'animazione esce, c'è cioè il riquadro che esce, quando arriva in fondo esegue l'evento che dice, scusate, che dice riparti però invertita, quindi non dobbiamo usare due animazioni, ne usiamo una sola per far entrare e uscire il nostro riquadro con l'effetto. E poi abbiamo la copia della foto e del nome del VIP, che arriva dalla finestra principale in base a quello che abbiamo selezionato. Quindi programma nativo per Windows, in questo caso molto veloce, importiamo il nostro progetto, quindi in questo file ci sono anche già tutte le foto, noi le potremmo anche andare a eliminare perché le abbiamo già messe qui dentro. Quando lo importo ho tutti i miei VIP, posso andare a cambiare il nome. Posso aggiungerne ovviamente un altro, posso navigare, andare al primo, andare all'ultimo, quindi posso fare avere l'anteprima dell'effetto per provare, diciamo, quanto è indovinabile con un valore intermedio, quindi vedere il VIP in sé quanto conta. Una volta che ho scelto, vedete che nascondi finestra è spento. È disabilitato, mentre rivela VIP stranamente acceso, ma non dovrebbe esserlo. Comunque vabbè, quindi faccio mostra finestra, impiega qualche istante perché deve trasferire l'immagine, una copia dell'immagine del VIP. Quindi questa è la mia cabina di regia, questa è la mia, come dire, finestra live che posso nascondere e fare rivedere. In realtà il problema è che questa foto, anche se ridimensionata, è molto grande, quindi però il bello è che applicando l'effetto non c'è un ritardo, è abbastanza, come dire, fluido, è abbastanza veloce applicare l'effetto. Quando decido di rivelare il VIP, schiaccio e c'è l'animazione che parte. Quando finisce, metto il delay, aspetto un po' e poi fa inverse e quindi torna indietro. E quando finisce, essendo invertita, c'è il controllo che ovviamente non riparte di nuovo perché andrebbe all'infinito, però il nome ovviamente lo prende qui da questa tabella, quindi niente classi per i dati, una tabella temporanea, niente codice per sincronizzare i controlli, solo binding, quindi alla fine ci riduciamo un po' a quelle operazioni di scelgo il nome del file, salvo il progetto, carico il progetto. Copio questo dato nella finestra, faccio vedere, tengo lineato un paio di informazioni, ma alla fine il codice vedete che è molto 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 ridotto. Ok, direi che un risultato questa sera, come dire. Come si confà di solito un shoutout, ma in realtà molto volentieri, anche perché,
siamo colleghi, quindi Diana è una sviluppatrice front-end esperta di accessibilità che intervista un sacco di persone. Non fatemi ingannare dalla foto della Marcuzzi qui che è mostrata, non stavamo facendo nulla di male per chi ha fatto il ride. Stavamo facendo. Oh, è andato giù davvero lo streaming. No, vedo che in chat ci sono dei punti di domanda. Spero di no. Quindi spero che non sia successo nulla di grave, quindi c'è un delay abbastanza lungo, ma secondo me dovremmo speriamo, spero che non sia successo niente, quindi Diana intervista anche un sacco di personaggi interessanti. Adesso è tornata, meno male. Ho fatto lo shout out Diana, quindi andate a visitare anche il suo canale perché si parla di il tizio che si metteva le mani nei capelli. Ah, è vero, quello che compare. Sì, l'ho visto un paio di volte. Niente, probabilmente ho lanciato qualcosa. Sì, adesso c'è la Marcuzzi, ma abbiamo anche Belen Rodriguez, poi non vi posso fare il gioco online. Diciamo che preferivi la Marcuzzi, questo posso capirlo, però per chi è arrivato seguendo il ride, abbiamo fatto un'applicazioncina per farci un piccolo database di VIP con nome e cognome, quindi abbiamo il buon Keanu Reeves. E vedere l'anteprima di un effetto distorsivo che fa parte poi del corredo di come dire, elementi che abbiamo a disposizione per costruire sia l'interfaccia che tutto il resto. Questo con Delphi, con veramente pochissime righe di codice. L'idea era quello di utilizzare questa applicazione live per intrattenere il pubblico, ovvero. Facciamo mostra finestra, noi mandiamo in live questa maschera e quindi ovviamente questa che è la nostra cabina di regia non si vede e dobbiamo cominciamo invitare le persone a indovinare di chi si tratta. Quindi è un gioco che ho visto fare su altri canali, su un altro canale da una ragazza che fa spesso questo tipo di intrattenimento. Che va a modificare le foto con Photoshop, mentre noi in questo caso lo facciamo fare al nostro software grazie a degli effetti incorporati, ce ne sono diversi, e col risultato che non dovendoci preparare le immagini, noi scegliamo la foto di un VIP, potrei prendere una foto di Diana, ad esempio, che ormai è un VIP, e quindi se vediamo che le persone non indovinano, possiamo modulare un pochino l'effetto. C'è questa barrettina con cui possiamo andare a svelare un po' di più e nel momento in cui, come dire, a parte che adesso è quasi visibile, le persone, qualcuno indovina, abbiamo rivela VIP, ovvero togliamo l'effetto e mettiamo il nome del personaggio che entra dentro e poi con un'animazione, se ne va. E questo con tutti i personaggi che vogliamo utilizzare, quindi facciamo la nostra mostra finestra e poi andiamo a sfocare l'effetto e poi a rivelare chi è il personaggio. C'è anche la trasmissione televisiva con Papi, o sbaglio, c'è anche Sarabanda. Si fa Sarabanda, i giochi di parole, quindi diciamo che questo è un po' uno stimolo per suggerire magari a chi piace fare giochi online a provare a costruirsi qualcosa in autonomia. Adesso qui noi abbiamo scritto veramente poco codice, abbiamo scritto giusto un qualcosa per portare il rettangolo, il nome del VIP fuori dall'area visibile, ad esempio la rivelazione del VIP che viene fatta spegnendo l'effetto pixelato e facendo partire un'animazione, quindi attesa 0, start, inverse false vuol dire che la nostra animazione va in due sensi. Sì, questo gioco lo faceva anche Bonolis per dire in varie salse con una fotocoperta, quando faceva tira e molla con la Sellerona, mi ricordo,
chi ha la mia età, anni 90, si ricorda questi show. Ma infatti le varianti potrebbero essere tantissime, cioè questo veniva comodo perché sono un po' incorporati, mettiamo una foto, mettiamo il nostro effetto pixelato, gli impostiamo il livello d'effetto e lo abilitiamo e vediamo praticamente in diretta l'effetto. E ne abbiamo, cioè, ne abbiamo una quantità. Adesso io ho il testone davanti, però cioè, ce n'è veramente shadow, blur, glow. C'è il ripple che fa come dire, la stropicciata, poi c'è quello che fa la spirale, l'ingrandimento, l'animazione con la lente, questo che fa le bande, le onde, il warp che ti stira, ti schiaccia, il pinch che fa l'effetto pizzico, cioè volendo ne potremmo usare una vaccata, forse ce n'è più di Photoshop qua. Sono tutti configurabili con vari parametri, noi ne abbiamo usato uno perché la cosa carina sarebbe ovviamente consentire la scelta, avere per ogni effetto anche i range di minimo e massimo per gli aiuti, cioè andare poi a, come dire, ad aggiungere a quello che è il nostro software un po' di dettagli in più. Però, come dire, in poco tempo quello che siamo riusciti a fare è un po' questo. Il tiler che fa che ti divide in tile, ce ne sono veramente un sacco. Pixelate, emboss, sharpen, paper sketch che sembra uno schizzo su carta, cioè roba. Alcuni sembrano inutili, però, ad esempio, nel fare diversi giochi. Ho fatto un gioco per bambini, ho usato l'effetto glow che fa una sorta di bagliore e la cosa bella è che è applicato a un controllo con dentro un'immagine che è un PNG alle trasparenze, il glow va attorno all'immagine, quindi se l'immagine è trasparente non è che c'è un riquadro luminescente con la foto dentro, va proprio a lambire i bordi dell'immagine che è proprio del bitmap tolta la trasparenza, quindi avevo messo questi personaggi. Due personaggi che indicavano chi stava giocando e quindi con l'effetto glow illuminavo quello corrente e con l'effetto sepia andavo a spegnere l'altro e quindi c'era questo effetto di acceso e spento. Ottenuto in poco tempo perché non c'ero io a disturbarti con i commenti. In realtà i commenti poi sono sempre ben accetti anche perché prima ci si diverte, quindi questo si fa per divertimento e poi. Però mi ricordo che sul code ci siamo sul clean code ci siamo divertiti parecchio perché era diventato un incubo, non riuscivo a finirlo, ma, no, ma in realtà perché c'era un sacco da dire e ogni volta sembrava di essere verso la fine, ma ci si dilungava perché poi quando ci prendono queste cose, come dire, ci si eccita in questo modo e quindi ci se ne ingalluzzisce e ci si diverte così. Quindi su YouTube c'è replica della live, tanto c'è in chat c'è il collegamento, quindi anche un programma così semplice per fare, come dire, cose così semplici, come direbbe qualcuno. Sì, Se non fa saltare la live, si può fare, quindi con pochissimo codice. E per chi può essere interessato a muovere i primi passi, vi lascio il sito dove potete scaricare ad esempio una copia di Delphi gratis. Con questi effetti ci sono tutte queste cose, quindi nella versione gratuita community. C'è anche il cross platform. Noi qui ci siamo orientati sul desktop, ma in realtà avremmo potuto questa applicazione la possiamo andare a rilasciare anche su potenzialmente su altre piattaforme come Android, iOS, Linux, macOS e tutte queste piattaforme qui. Delphi al momento rimane ancora un ambiente di sviluppo per Windows, però potenzialmente possiamo andare anche su altre piattaforme rilasciando
Questo è il codice della finestra principale, quindi questo file ha meno di 200 righe, 175 righe di codice scritte prevalentemente da LIDE, questo ne ha 80 ed è tutto il codice che abbiamo scritto. Stasera non ce la posso fare per fare questa applicazione, di cui sorgente verrà messo assieme al resto degli altri progetti delle altre live su GitHub, così seguendo la live. Quella che si vede in basso a destra è la barra di applicazioni di Windows 11, esatto, l'odiatissima barra di Windows 11 che non mi fa vedere i nomi delle. Allora, io ho provato a hackerarlo, cioè, ero riuscito a hackerarlo, cioè avevo trovato un add-on che praticamente si integrava con Explorer e ripristinava, se non altro, i titoli delle finestre, perché quando. Adesso loro hanno fatto questa genialata di prendere un sistema operativo, gli schermi sempre più grandi, di mettere già Start al centro, che vabbè, basta poco, ci si abitua, io lo lascio lì perché sono abituato lì, ma e di fare le icone senza il titolo, quindi icone centrali senza il titolo, quindi solo le icone, cioè più spazio c'è. Poi questa, la zona tray, inizialmente queste sono tutte nascoste, cioè ho uno schermo enorme, ho una barra lunghissima e non capite male, e all'interno cioè, visualizzo solo delle icone. Se aprite più finestre di Explore Risorse, facciamo una prova, apro questa, inizio a navigare, non avete tre icone, ce n'è una sola, dovete andare su questa e poi trovare, se ce la fate ovviamente, quella che vi serve, cioè quella che punta nella cartella che volete. Quindi cioè, il vecchio non combinare di Windows 10 non esiste più, e quindi secondo me è una scelta veramente discutibile, più che altro perché capisco le esigenze del design, ma mi stai proprio limitando la produttività. Cioè, se tu mi raggruppi tutte le finestre di Esplora Risorse e non mi consenti di separarle e di vedere anche il titolo che c'è sopra, che è la locazione della cartella visualizzata, tutte le volte devo andare su un'icona unica, aspettare che si apra, che mi faccia vedere. In realtà, che mi fa vedere tre finestre. Io ci devo andare sopra per capire su quale cartella punta e poi cliccare su quella giusta. Tant'è che iniziano a essere diffuse alcune, cioè io sto usando multi-commander, cioè sto usando un'interfaccia schede e un altro programma per fare questo genere di operazioni, perché è veramente, secondo me, detestabile. E avevo trovato questo Explorer Patcher, un progetto che mette una DLL praticamente in C-Windows, che è una DLL che carica Explorer Risorse da un'altra locazione, però trovandola lì va a caricarsi questo plugin che poi entrando nel processo riesce a modificarlo e a combinare, a impedire che le icone vengano combinate, quindi a ripristinare un po' del vecchio approccio, diciamo, di Windows 10 invece che di Windows 11. Il problema qual è? Che ogni volta che esce un aggiornamento di Windows, un pacchetto cumulativo, che magari aggiorna anche Explorer, bisogna attendere che questa estensione vada a scaricarsi i simboli, che venga aggiornata e che quindi funzioni anche con quella versione. Di solito ci vuole un pochino, però, e quindi insomma, un po' questa la dannazione. Secondo me è un passo indietro, da questo punto di vista è proprio un passo indietro, però vabbè, questo è il mio parere. E, come dire, magari non ho imparato a utilizzarla ancora come si deve, non ho imparato tutti i trucchi e quindi magari c'è qualcosa che mi potrebbe consentire di lavorarci meglio e non lo so, quindi devo ancora approfondire un pochino. Passo alla schermata Welcome. Mi si è girata la testa, quindi. Ok, direi che adesso stasera non facciamo come al solito la mezzanotte e le ore piccole, perché mancava veramente pochino. Poi è una settimana un po' duretta questa. Quindi direi che siamo giunti a.
Alla fine io volevo fare a mia volta un ride pure io, visto che comunque c'è qualcuno collegato a un canale che seguo spesso in realtà, perché spesso fa, vabbè, a parte intrattenimento, comunque gioca, si chiama Dana X Kelly, che gioca a Phasmophobia la domenica, un gioco di caccia ai fantasmi che io ho comprato, ma ancora non riesco a giocarci in relax, perché tutte le volte mi viene la strizza, quindi bisognerebbe giocarci con le cuffie per sentire il fantasma che apre e chiude delle porte e andarlo a cacciare, solo che poi a volte ti caccia delle alitate dietro le orecchie che ti fanno sobbalzare, quindi non ce la faccio e quindi mi limito a guardare lei che gioca. Niente, siccome questa sera festeggia praticamente i primi 1000 follower e il primo anno del canale, prima ero collegato, poi ho iniziato la mia di live, quasi ci torno con un raid, così festeggiamo in maniera più egregia l'evento di il compleanno. E poi, se volete seguire, oltre dei gameplay, anche dei giochi sul mistero, intervista persone legati a volte sì, avvistamenti UFO, quindi, come dire, sono dei contenuti abbastanza interessanti. Io consiglio molto vivamente. Quindi lì non si parla di sviluppo, ma si parla di qualcos'altro, però secondo me è sempre molto molto interessante. E detto questo, ringrazio, quindi rimanete, come dire, collegati, così fate anche qualche punticino canale per poi lanciare le scoregge quando ne avete voglia. Adesso parte gli scherzi, preparo il ride, non so cosa stanno facendo di bello. Ringrazio chiaramente chi è rimasto collegato e ha fatto compagnia. Spero, come sempre, di farvi vedere delle cose utili, anche per idee, soprattutto oltre alla questione di realizzazione altro. Vediamo la prossima settimana, vedo cosa portare, se riesco a portare qualcosa, perché sarà una settimana un po' impegnativa. Ma lì chiaramente ci sentiamo, cioè seguite magari i canali social o Telegram e in qualche modo vi aggiornerò sull'andamento. Quindi intanto grazie di nuovo, faccio partire il ride e noi ci vediamo alla prossima live. Ciao a tutti e banana, buonanotte. Ciao a tutti.